volte che vengo qua e per me è sempre, sì, per me è sempre un onore quando Carla mi chiama perché mi piace tantissimo questo ambiente. Sì, assolutamente. Sì. Le vibrazioni sono meravigliose, infatti sto sempre bene quando sono qua. Allora, alla ricerca del sé perduto, ma io quasi quasi mi siedo, ne approfitto visto che c'è la sedia. La ricerca del sé perduto, vabbè, è un po' tutta una serie di esperienze mie personali, quindi quello di cui io parlo oggi è semplicemente quelle che sono le mie esperienze personali o comunque le idee su determinate teorie che mi risuonano, che magari non ho avuto una conferma tangibile, ma che quando pratico esattamente quello che dico, che poi insomma vi dirò, trovo riscontri nella realizzazione di quelli che sono determinati obiettivi o comunque la mia missione, la mia missione. La ricerca del sé perduto nasce da un piccolo periodo di defiance, chiamiamolo così, di vita. Io ho iniziato un po' per i miei percorsi qualche anno fa, che mi hanno aiutato, devo dire la verità, tantissimo, perché ho ritrovato una grande parte di me che avevo dimenticato, avevo messo nel cassetto, come si suol dire, e però mi hanno aiutato a ritrovare ad essere chi sono. Però noi sappiamo che la vita cosa fa? Ogni tanto ti fa l'esame. E allora ti dice, sei sicuro di essere veramente arrivato a quel livello che pensi? E ti mette alla prova. E quindi mettendoti alla prova ti rendi conto che effettivamente magari devi fare uno, due passi indietro e riprendere determinate cose che erano rimaste magari un po' indietro. E quindi questo momento di defiance sinceramente mi è servito moltissimo per capire il livello effettivo di dove ero arrivato nella realizzazione di me stessa. Quindi da qua io voglio partire innanzitutto dalla spiegazione del mio nuovo cognome, perché una domanda che mi fanno sempre e quindi l'anticipo, è: ma tu parli di ricerca del sé e la prima cosa che fai è cambiare il tuo cognome? C'è qualcosa che non quadra, giusto? Allora, a parte che questo è il cognome del mio compagno ed è un cognome vibrazionalmente molto elevato, perché insomma Tamo racchiude in sé due parole veramente potentissime, che sono le parole più, non dico le più potenti, ma tra le più potenti che abbiamo noi come esseri umani, perché è un po' il ti amo con l'apostrofo cancellato e messo in una sola parola. E ho deciso di pubblicare questi libri perché ovviamente con lo pseudonimo Serena Tamo sono all'attivo 5 libri, 4 in digitale e uno cartaceo, e che è appunto Alla ricerca del sé perduto, proprio perché il mio cognome di origine non mi risuonava più. Per tutta una serie di motivazioni che ovviamente adesso non sto qua a spiegare, ma chi magari vorrà leggere il libro lì sono spiegate, e perché appunto essendo una vibrazione molto più elevata era praticamente nel momento della pubblicazione mi risuonava molto di più, era molto più simile al tipo di vibrazione che avevo io in quel momento.